Il risultato del PD in queste elezioni politiche è stato francamente deludente, in Lombardia come peraltro nel resto d'Italia. Qualche piccola luce però in Lombardia rimane e sono i collegi uninominali conquistati nel centro di Milano. Per il resto una tenuta un po' a macchie, diciamo così, in Lombardia. Ed ora si apre quella che è la stagione della preparazione alle elezioni regionali della prossima primavera. E qui bisogna essere abbastanza chiari. Lo schema non può essere lo schema nazionale, ma bisogna ragionare su quelle che sono le condizioni poste anche dalla legge elettorale regionale. Una legge elettorale in cui vince il candidato presidente che prende un voto più degli altri a turno unico. Quindi, per essere competitivi nei confronti di un centrodestra che alle politiche ha conquistato più del 50% dei consensi in Lombardia, bisogna recuperare tutte le forze che sono all'opposizione rispetto all'attuale giunta di centrodestra in Lombardia. Tra l'altro un centrodestra che ha cambiato i suoi equilibri interni perché da trazione leghista è diventato trazione Fratelli d'Italia. E nel campo del centrodestra, a partire dalla ricandidatura di Fontana, credo che potranno arrivare dei problemi. Ma torniamo al centrosinistra. Io credo che si debba ricominciare dal lavoro che sarà fatto prima della campagna elettorale per le elezioni nazionali. I tavoli su cui abbiamo ragionato sono tavoli che hanno tenuto insieme gran parte delle forze di opposizione sui temi, non tanto su strategie ideologiche o politiche. Quindi credo che si debba tornare ad allargare il più possibile il campo anche di coloro che si oppongono al centrodestra. Il Partito Democratico si impegnerà in questo senso per provare davvero a cambiare verso la Lombardia e a essere competitivi nei confronti di un centrodestra che pagherà poi dazio anche per quanto farà o non farà a livello nazionale.